Dottoressa, allora i cittadini vogliono fare prevenzione, tant'è che stamattina ci sono state tante adesioni qui in piazza grazie a questa iniziativa. Io non mi aspettavo questa frequenza, diciamo, tutta questa gente, e quindi le persone sono interessate a vedere la loro glicemia, quindi a sapere notizie sulla loro glicemia. Noi in realtà facciamo uno screening di piazza, facciamo una glicemia random, in realtà chiediamo delle informazioni ai pazienti, loro ci autorizzano ovviamente a utilizzare i loro dati poi per farne uscire qualche risultato, un valore, è un questionario. E niente, poi le persone che hanno una glicemia elevata procediamo anche a fare l'emoglobina glicata se non l'hanno fatta negli ultimi 3 mesi, quindi diamo queste informazioni e poi le rimandiamo al medico di famiglia con i dati che abbiamo registrato. Avete scoperto questa mattina, insomma, qualche paziente particolare per quanto riguarda questa patologia? Non ancora, qualcuno al limite, qualcuno che magari a cui abbiamo consigliato di ricontrollarsi. Presidente, oggi è una giornata importante per la città di Agropoli, ci auguriamo, insomma, che ce ne siano altre per quanto riguarda la prevenzione. Grazie a Rotary, all'Avis e ai Lions, i cittadini oggi possono controllare il diabete, fare uno screening, e le adesioni, a quanto pare, come diceva la dottoressa, sono state davvero tante. Questo indica, insomma, che i cittadini vogliono controllarsi, vogliono avere la possibilità di fare screening. Sì, e intanto grazie alle altre associazioni che insieme a noi stamattina, quindi Lions e l'Avis, ci danno la possibilità in questo lavoro sinergico sul territorio di offrire alle persone qualche giornata di screening medico, perché, come dire, dopo il Covid ce n'è un assoluto bisogno, perché purtroppo il Covid ha messo indietro tanti altri tipi di patologie mediche, e oggi noi, con queste piccole iniziative che stiamo portando avanti sul territorio, noi lo facciamo già da anni con la Domenica della Salute del Rotary, cerchiamo di dare una mano ai cittadini e alle persone, a sensibilizzarle ad essere, come dire, a prendersi cura di se stessi, che è la prima cosa. E invitiamo le persone, perché oggi è la prima giornata saranno 3 gli incontri, poi a febbraio e a marzo faremo anche a Capaccio ed Albanella altri 2 giornate, e quindi questo ci consentirà di fare anche uno studio su tutto il territorio per capire l'andamento di questa malattia, che è molte volte silente, molte volte stesso noi ci trascuriamo e non diamo il giusto peso a quelle che possono essere le patologie. Ovviamente stamattina c'è anche la raccolta sangue da parte dell'Avis, oltre agli screening diabetologici. Come sta procedendo? Allora, noi abbiamo abbinato anche la raccolta sangue, abbiamo chiamato un po' di nostri donatori a venire qui stamattina e lunedì, per cui mi auguro che questa mattina ci sia una buona risposta, ne abbiamo già fatto qualcuno e siamo qui a fare prevenzione e a fare in tutti i sensi, per quanto riguarda il sangue e per quanto riguarda il diabete. Allora, Presidente, oggi una bella giornata per la città di Agropoli, in sinergia i Lions, l'Avis e il Rotary Club per la prevenzione gratuita contro il diabete e per prevenirlo eventualmente. Come sta procedendo? Abbiamo visto che c'è stato un folto numero di cittadini che si sono interessati a questa bella iniziativa. Assolutamente sì, buongiorno. La cittadinanza sta rispondendo bene dalle prime ore del mattino, dalle 10 che siamo qua. Abbiamo già fatto una 50ina di schede di prelievi. Davvero la cittadinanza sta rispondendo e ne siamo tanto contenti. Oggi siamo qui tutta la giornata. Noi Lions, i Rotary, l'Avis, noi tutti crediamo nella prevenzione. A volte per questioni di tempistiche, di vita frenetica, di non curanza anche, non ci rendiamo conto che possiamo essere soggetti a delle patologie. Essere in piazza significa salvare delle vite, perché è questa la prevenzione. Magari uno passeggiando fa un controllo e scopre di avere una problematica che permette di migliorare la vita, che altrimenti non avrebbe scoperto.